Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, sono andata in centro per vari motivi, per cui anche fare delle masterclass perché, visto il periodo natalizio, è ora che ci aggiorniamo un attimo, non solo online. E ovviamente, mentre in giro, ho detto vado da Tiger perché è il periodo di Halloween, volevo vedere un po' di cose di Halloween. Ma lo sapete che il Tiger da me di cose di Halloween non ha niente? Ma niente proprio, cioè niente, è assolutamente vuoto, ha un po' di agende, un po' di calendari, un po' di roba di scuola, Halloween zero, dimenticato, stop. Ma ho letto su Instagram, sotto le varie foto sempre di Tiger, che anche in altre città proprio Halloween non l'hanno calcolato. Vabbè, volevo delle cosine di Halloween per decorare e non le trovate. Ma secondo voi? Uscivo a mani vuote io? No, anche perché si sa mai quando secondo me, prima o poi richiuderanno tutto, quindi era il caso di fare un giretto da Tiger e ho trovato varie cose. Ma prima di farvi vedere le cosine di Tiger, vi voglio fare vedere perché sono andata a una masterclass di Sephora che mi avevano invitato e mi hanno dato un po' di cosine, tra cui questa che è il regalo di compleanno. A fine ottobre, però ed è sì, perché non ce l'ho andata prima e perché non si poteva. La busta l'abbiamo già vista. Beh. E dentro ci sono delle cosine davvero molto carine e volevo farvele vedere anche a voi. Allora, dentro ci sono. Aspettate che tiro fuori tutto perché è più carino. Ok, adesso è proprio vuota. C'è solo questo solito. La pochette bellina. Dunque, abbiamo, vabbè, un campioncino di Chanel Le Gommage gel esfoliante, sempre utile, ma le cose carine sono queste due pastiglie per il bagno, questo Lagoon, boh, pastiglia stabilescente e questa Almanoi, pastelline, che carine, sono piccoline, vanno bene per diluvio, ok, perché la vasca la uso poco. Ma poi mi hanno dato anche, e queste sono della nuova collezione, cioè quella natalizia di adesso, queste due piccole card che sono delle palline da bagno, proprio delle palline da bagno, cioè. Ok, bellina, può essere anche un piccolo regalo perché dietro si può scrivere da, per, sono carine, sono natalizie. Non ho capito l'idea questo Natale di fare tutta una collezione a tema ed è foresta, ma ci sta. Ci sta. Sono carine anche queste per il bagno. Forse devo dire alle ragazze di Sephora che la vasca ce l'ho ma non la uso. Fosse il caso. E nel mentre, dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Perché mi hanno dato anche questa, eccola qui, sempre della collezione natalizia. Deliziosa. Questa è la palettina, quella piccola, delle palette edizione natalizia. Se guardate, scusate, magnetica. E tolgo questo, è carinissima. Io questa la trovo perfetta, visto la dimensione, da tenere in borsa. Ho visto anche tantissime altre cose, tantissime altre cose interessanti e soprattutto sono stata lì, ma sono stata anche in altri posti, sempre per le masterclass o peraltro. E non vi dico altro, non vi voglio spoilerare altro, ma a novembre penso che farò dei video settimanali con dei premietti, quindi non esterrò un commento questo mese che siamo adesso a ottobre, perché a novembre, per tutto novembre, per farci anche gli auguri di Natale in anticipo, per fare dei piccoli regalini a voi, se tutto va come deve andare e sta andando così, penso di farvi un regalino a settimana, così anche più ragazze possono partecipare. Allora, niente, questa palette ho visto ci sono anche le più grandi. Questa me l'hanno regalata ed è deliziosa perché ha un colore panna, un colore shimmer e questo neutro. Io questa la metto in borsetta ed è comoda anche per i ritocchi. E niente, io mi trovo benissimo con le palette di Sephora, ve l'ho sempre detto, hanno un prezzo contenuto però molto valido, molto, molto di qualità. E ho scoperto perché. Non so se lo sapevate o no, io l'ho scoperto nell'ultima masterclass. Sephora è sotto
marca, diciamo un marchio a sé più economico di Dior. Lo sapevate questo? I prodotti di Sephora sono prodotti sono creati nei laboratori Dior. Quindi ecco perché questa qualità e ci sta, ecco perché queste qualità. Certo, Dior si paga il marchio, si paga il packaging, si paga qualcosa in più sicuramente, le profumazioni, tutto quello che volete. Qui tutto all'osso, però prodotti negli stessi laboratori e ci sta, ecco perché questa grande qualità. Non so se lo sapevate, fatemelo sapere. Io l'ho scoperto perché me l'hanno detto e quindi ve lo dico anche a voi. Allora, ma io adesso direi di smetterla e di andare da Tiger perché ma adesso vi faccio vedere. Ok, non ho trovato le cose di Halloween, ma potevo farmi scoraggiare. Dunque, ho preso intanto, tutte le cose che vi mostro sono tutte a 1 euro, tutte a 1 euro. Ho trovato questi fogliettini che, lo ammetto, li vedevo sempre nei video, questi sono post-it, li vedevo sempre nei video, soprattutto della Nika, che non mi guarderà mai, ma io, ciao Nika, e sono post-it colorati che adesso apro. C'era scritto post-it e invece sono fogliettini normali. Oh, che delusione! Oh, che delusione! C'è scritto post-it. Ecco, no, ha ragione, ha ragione. Qui c'è scritto blocco note, mentre sulla targhetta dove c'era il prezzo c'era scritto post-it. Non importa, sono belli lo stesso, sono tutti colori diversi e a 1 euro ci stanno. È una delusione? No, assolutamente no, perché tanto io ci sta sempre. Poi, sempre nei video della Nika, lo ammetto, sì, li guardo. Ho trovato queste nelle box di tutta la svendita a 1 euro e le ho prese. Non so se vi ricordate, ma io le vedevo da lei, sempre se la conoscete. E sono penne in gel. E adesso le apro perché facciamo prima. Eccole qua, c'erano solo di questo colore, sono a scalare, a graduate, cosa oggi? A scalare, i colori sono uno più scuro, uno più... Ok, adesso le proviamo e facciamo prima. Allora, questa è la più scura. Ok, poi c'è quella di mezzo. Sono penne in gel. E poi dopo, adesso vi faccio vedere anche, scusate, sono così, vedete i colori? Ok, e le ho viste da lei, dico vabbè ci sono solo verdi, non importa, io dovevo averle e quindi le ho prese, però finché ero nel reparto a 1 euro, è che volete che io tengo le cose... Metto via perché sono tante quelle cose qua sul tavolo che sennò divento matta. Mentre ero nel reparto a 1 euro, che oltretutto, pausa un attimo. Negozi, sapete com'è il momento? Quindi mascherina, gel igienizzante e distanziamento sociale. Distanziamento. Lontanissimi. Se no si chiude tutto di nuovo, quindi lontanissimi. Bene, mentre e allora c'erano delle persone che guardavano questo scaffale a 1 euro. Dico: Ok, io intanto ho fatto un altro giro intorno, poi torno. Anche perché c'è una signora che davvero guardava, cioè, tanto tempo c'è rimasta. Io ho fatto tutto il giro del negozio e poi dopo lei è andata via. Io sono tornata e sono messa davanti un attimo. Ho buttato l'occhio un attimo veloce anche perché tante cose non mi interessavano. Mentre lì che guardavo, avevo una persona dietro che si è avvicinata, ce l'avevo proprio attaccata. Se mi toccava la spalla e si sporgeva a guardare il distanziamento. Comunque, io l'ho guardata, mi sono presa su e sono andata via perché mi dà fastidio, ma nella mia infastidiatura, quella che queste le ho trovate a 1 euro, tutto il pacco a 1 euro, sono 8 penne gel. Vogliamo parlarne? Adesso le apriamo. Sapete che io oltretutto non so se sono tutte dello stesso colore o di colori diversi, ma io le ho viste così, cioè sono piccoline e
e per me sono deliziose. Secondo me sono tutte dello stesso colore, ma adesso le proviamo. Fatta così. No! Sono bellissime! Aspettate, ve le provo tutte un attimo. Giuro che io ero convinta che fossero, visto che erano scure, che fossero tutte scure. E invece, questa è nera. Allora, queste sono le prime quattro. E questi sono i colori. No, bellissimo. Adesso provo anche le altre quattro, che sono queste. Oh, grandi aspettative. E ve le metto qui. Bella. Ma io pensavo che fossero da borsette, che fossero tutte blu o nere. Fate voi. Questa è proprio una mega scoperta. Ecco, quelle scoperte che io, wow, davvero mi cambia la giornata. Adesso tengo tutto qua perché vi mostro le ultime cose. Stavo passando così e ho visto una cosa. 1 euro, eh? Non è bellissima, dice scatola. Scatola porta oggetti. È in legno, grezzo, ma è bellissima. Poi è anche grandina, ti aspetto. Ecco. Per farvi capire, ci entrano. Adoro, fa troppo rumore. E poi sto riorganizzando tutto un po' qui, un po' in camera, sto davvero cambiando tutto perché ho voglia di cambiamento e questa è bellissima. Non sapevo quale scegliere. Le ho prese tutte e tre. Anche perché ce n'erano poche e del panda e della volpe c'erano solo quelle. Potevo lasciarle lì a 1 euro? No, le ho prese tutte. E adesso vi mostro un'ultima cosa. Poi la borsa è vuota. Vi mostro un'ultima cosa che ho sbirciato perché non capivo. Ma allora, con l'app di Tiger, se non ce l'avete già, scaricatela e usate anche magari il mio codice al momento di iscrizione. Qui nell'info box ci sono sempre tutti i codici per avere dei punti gratis, che fa sempre comodo. Poi l'applicazione è facilissima perché basta, ogni settimana si votano con un clic i prodotti che ci sono ogni settimana e si accumulano punti. Poi caricando gli scontrini col QR code, quindi facilissimo, si hanno degli altri punti e al raggiungimento ed è sempre dei punti o del livello si ha un omaggio da usare in negozio. Quindi perché no? Io non capivo il codice sconto, il coupon che avevo era uno sconto di 3 euro e fino a qua ok, infatti l'ho usato. Possiamo anche dire che queste qui 3 euro, che queste sono gratis a questo punto, che mi piace. E poi c'era scritto box, no, Mystery Box S. È una Mystery Box S, non so cos'era. Ho chiesto ai ragazzi in negozio, dicevo le Mystery Box, quelle Mystery Surprise Box, ma non c'è la S, la più piccola in negozio da me non c'è mai. E loro non sapevano rispondere. L'ho chiesto in cassa perché ho detto, senti, la Mystery Box fa lo stesso, ma io volevo lo sconto. E mi hanno dato già pronta questa. E quindi ho detto, ah, ma allora ce l'avevano. Così, e allora ho guardato, volevo vedere cosa c'era dentro e la guardiamo assieme. Questa è la Mystery Box S omaggio. Dunque, vi mostro questa. È una rana, card con busta e la rana, quindi un bigliettino con la rana e la sua bustina. Carino. Penso che fosse a 1 euro e comunque è omaggio. Poi stickers con i dinosauri e questi stickers qua vedo che sono in 3D, sono carini, saranno sempre stati a 1 euro. Ho già mio nipote questo qua che sono per te, arriveranno. Poi dopo
altra cosa che ho visto, perché voglio tenervi le ultime cose per ultimo. Carta da origami, il 48 pezzi, queste qui, per me sono belline, se non per origami, per decorazioni, per carte, per qualcosa, sono carinissime secondo me. E poi ho visto queste due cose che adesso vi mostro e ho detto, non ho capito, non ho capito proprio. Dunque, prima cosa, sangue finto e fake blood. Non so se dice qualcosa in italiano. Sto cercando sangue finto solo per tessuti, spruzzare e lasciare asciugare per 2 ore. Lavare separatamente le prime volte. Il colore non si elimina completamente con i lavaggi. Bene, e quindi non lo userò. Però allora qualcosa di Halloween c'è. E soprattutto, ultima cosa. Attenzione, perché a me fa un po' schifo. Ok? Allora, sì, mi fa schifo questo qua, devo ammetterlo. E è una cosa, guardiamola di qua, ok? Che va sotto la lampada e poi diventa fluorescente. Scusate, ma mi fa davvero schifo. E mettiamola via. Quindi io non capisco, non sono arrivate le cose di Halloween, sono arrivate poche, talmente poche che non riescono a fare l'espositore e quindi le mettono nelle box omaggio? Non ho capito, perché siamo a ottobre, non è ancora passato Halloween, quindi le cose di Halloween io le terrei fuori. Però, boh, vedete voi. Allora, dunque, questo era tutto il video, anche perché ho parlato davvero tanto a corcia. Come vi ho già detto, non estraggo questo mese un commentino perché a novembre ci saranno tante sorprese, così riesco a premiare e fare dei regalini a un po' tante di voi, quindi state sintonizzate perché almeno una settimana si sta realizzando il progetto, quindi yeah! E niente, fatemi sapere se anche da voi, da Tiger, c'è qualcosa di Halloween, c'è stato? Ci saranno le cose di Natale? Chi lo sa? E fatemi sapere soprattutto se avete provato qualcuna di queste cosine, se ho tenuto compagnia e basta, al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!